Siamo ad aprile e siamo in ritardo con la stagione. Siamo venuti a dare un'occhiata se riusciamo a trovare, nonostante tantissima neve, qualche bel marzuolo da farvi vedere. Pensavo ci fosse meno neve già di sto periodo qua, visto che comunque siamo già alla metà di aprile e quindi direi che la neve dovrebbe aver lasciato già posto al sole e alle belle giornate, ma nonostante tutto ancora direi proprio di no, quindi sarà un po' difficoltoso trovare i nostri benamati marzuoli. Proveremo varie zone e con la speranza di farvi godere di qualche bel ritrovamento, di qualche bel marzuolo di stagione 2013. A dopo. Allora, abbiamo cambiato zona perché la zona antecedente era praticamente impraticabile, era coperta da almeno un metro e mezzo di neve. Ci siamo spostati e finalmente, dopo aver girato un goccino, sempre in mezzo ai faggi, sotto le foglie, ecco finalmente il nostro ritrovamento. Guardate qua i marzuoli. Eccoli qui, primi del 2013. Guardate che meraviglia, eccoli qua, sono quattro, allora, vedete come sono belli chiari, uno, due, sanissimi, tre, e uno quattro. Questo è giusto per l'inizio, per aver battezzato praticamente la nuova stagione. Ok, adesso giriamo ancora un goccino e vediamo se riusciamo a trovare ancora qualcosa per far godere anche voi di tutto questo. Ok? Mi sono spostato di pochissimo, circa un metro e mezzo, e come possiamo vedere alla base di questo alberello qua, come possiamo vedere, guardate qui, cosa c'è ben nascosto qua. Guardate che bel marzuolo. Guardate che bel marzuolo, ma che spettacolo! Sono tutti ben interrati, i nostri dormienti. Guardate qui che spettacolo, sono in mezzo alle radici addirittura. Guardate qua. Vedete questo colore cinireo qua? Gambo bello massiccio, molto bulboso alla base. È chiaro da sta parte dove ancora non aveva preso luce, era coperto dalle foglie, qui invece luce l'ha presa, è già diventato già un grigio scuro. L'odore ne hanno ancora poco, proprio perché la neve è andata via veramente da pochissimo, qualche giorno. Ok, andiamo avanti e vediamo se troviamo ancora dell'altro. Ecco qua, altri marzuoli, sono tre raggruppati, guardate come sono conficcati nel terreno. Si abbracciano, tre fratellini si abbracciano per tenersi caldo dopo la neve. Ecco qui, altri marzuoli. Belli. Allora, io dico, i nostri dormienti, ora capirete il perché. Guardate un po' qua. Guardate un po' qua. Ecco perché si chiamano dormienti. Dormono sotto le foglie, guardate qui che belli che sono, vedete? Meraviglia, è un lamellato largo, la bordatura del gambo è rivolta all'interno dell'imenoforo e il gambo, come potete vedere, è bello massiccio, anche questo qui è bello scuro. Un altro marzuolo. Ok, adesso muoviamoci un po' in qua, vediamo se c'è qualcos'altro. Guardate qua, guardate qui che bel marzuolo, che spettacolo. Andiamo un po' più in su, Oh, eccoli qua, che bei gnoccotti. Guarda, questo qui era proprio completamente coperto. Bello.
Molto bello. E questo? Coricato il piccolino. Bello. Ok, continuiamo e ci siamo messi bene, eh? Eccoli qui. Altri piccoletti. Eccoli qua. Che bei gnocchetti. Oh, eccoli qui. Eccoli qui, che spettacolo. Qui un altro. Questo è completamente bianco, eh? E qui un po' più avanti, wow, una bella famigliola. Oh, ma guardate che spettacolo. 1, 2, 3. Tre marzuoli da dipinto. Belli. Andiamo insieme agli altri. Ecco qui. Ok. Ora copriamo tutto. Così almeno non ci raspano. Allora, la zona direi che è buonissima. Sono proprio nel pieno della bollata dei marzuoli. Come potete vedere, qua ce ne sono altri due. Eccoli qua, stacchiamo. Guardate un po' come sono belli, uniti per il gambo. Sono meravigliosi. Però qua vedo un rigonfio che sicuramente mi darà ragione. Perché secondo me c'è qualcosa. Oh, oh, ma che bel marzuolo! Che bel marzuolo! Ma guardate qui che roba! Guardate qui che roba! Che bello! Wow! Ok! Adesso vi devo confessare, ho messo la cesta un goccino più in su. Vi faccio vedere un attimino. E un marzuolo bello grosso, un bel esemplare, ve lo voglio far vedere perché è un pezzo importante. Se ora mi seguite così vediamo di andarlo a raccogliere. Intanto poniamo questo qui dentro la cesta. Lo poniamo. Eccolo qua. Allora, è in mezzo alle radici, un pezzo bello grosso, importante, solamente che chiaramente mi tocca scavare, così che non mi piace a me. Non mi piace fare questi lavori perché mi hanno sempre insegnato, lascia come trovi il bosco. Ecco qua. Guardate qui. Guardate qui che. Questa spaccatura qua non è perché è marcio il fungo. È solamente perché una radice, come la potete vedere, questa qua, ha diviso praticamente il fungo nel momento della maturazione. Come possiamo guardare qua, c'è rimasta praticamente ancora la base del fungo, che noi adesso lo andiamo a coprire, così magari al prossimo giro riusciamo anche a trovare altri marzuoli. Ecco qui, i bei marzuoli. Eccolo. Voilà. Bellissimo. Sono ben nascosti questi bei sonnelloni di dormire.
Che spettacolo. Eccoci qua a fine battuta e per essere, diciamo, un esordio del 2013 con la prima battuta di funghi che l'abbiamo dedicata ai dormienti, quindi all'Igroforus marzuolo, diciamo che non è ancora, diciamo, il momento buono perché chiaramente la neve è andata veramente via da pochissimo, quest'anno si è prolungata parecchio. Quindi io per adesso ho trovato solamente ma circa una quarantina di pezzi, sono tutti belli sani, sono dei Igroforus veramente eccezionali, massicci. Sono funghi che sicuramente daranno un tocco alle nostre pietanze che sicuramente appena arrivati a casa prepareremo. Adesso io con questo concludo questa battuta. E con l'augurio di una buona stagione a tutti gli amici di YouTube, gli amici di Mickey Mosse e tutti coloro che mi seguono nel mio canale di Macinator. Un saluto, alla prossima, ciao ciao!